Bene, buonasera cari non telespettatori e a Duken e a tutti voi. A Duken! Io sono Crisalia del Keeper di questo lercio canale. Questa sera, scusate, contiamo Project Zero, Maiden of Blackwater. Si è fatto un po' ammazza da lui. Sixth Drop. E finalmente riutilizzo Yuri. Mortal Flower. Ma sta ambientazione non cambia mai, cioè non so quante volte la sto a fa sta cosa. Vaffanculo, per un quarto di secondo non l'ho beccata, comunque stavo andando di là, quindi devo andare di là pure io. Cavolo, ho sbagliato il tasto. Invece di premere triangolo non so perché ho premuto cerchio. Tanghete. Sono pure in due. Quanti siete? Ah, ok. Ma è morto pure quell'altro. Ero convinto che fossero morti insieme. Un'ambientazione un po' diversa, se non altro, finalmente. Si parte sempre da là, ma almeno l'ambientazione è diversa. Quindi mio è effettivamente stata qui. Che bel cast effect moving, sì, beh, non mi descrivere ogni singola azione che falle e basta. Presumibilmente mi sono spostato da un'altra stazione. Presumibilmente. Adesso ogni volta sono costretto a far così io.
Cioè, perché io se accorcio un po' più la mano devo ricominciare da capo? Cioè, fammi riprendere da lì, cioè, aveva più senso sta cosa così. Figurati pure con lag. Quello di questa parte è molto rassicurante. Dai, l'ho premuto, l'avevo vista! Niente. Sta cosa col lag non si può fare. Non ci si riesce proprio col lag. Do not enter. Solitamente ogni volta che ci dice che non dobbiamo entrare il personaggio puntualmente ci entra, però vabbè. In questo caso probabilmente non abbiamo la chiave o che chissà che cosa. Sono Batman. Esatto, sono sempre Batman. Ciao Eric, buonasera. To Shrine of... E quindi devo andare di qua. Presumibilmente sì. Stiamo cominciando a perderci un pochino, eh. Stavolta ho doppiato. Miyu Hinasaki entering the shrine. E ovviamente io non ci potrò entrare perché chissà prima che il giro che dovrò fare. Grazie. Ma l'avrei pubblicata anche prima, ma YouTube si è impallato sul controllo e non mi finiva. Dico, vabbè, intanto la pubblico. Cioè, me l'ha fatta pubblica veramente, a notte tarda, la potevo pubblicare oggi pomeriggio, che già stavo in ritardo. Boh, è inutile che me la metto a condividere stasera, la condivido domani che è giorno pieno. Io l'avrei pubblicata molto... Oddio, cos'è il boss, è questo? Che cazzo le ridi? Niente, mi ha piato. Mi ha piato pure bene. Lo sappiato pure io però. Grazie Eric. Guarda, fai conto che io l'avevo finito di prepararla alle 2, cioè. Però non si sa com'è, non so, forse YouTube si è impallato e non. Mi ha dato problemi sul caricamento. E io l'avevo finita alle 2. Cioè passavo tutta la notte a editarla. E l'introduzione l'avevo già fatta 2 giorni fa, quindi quella non si deve contare perché era già finita. Che fai? Facciamo il gioco di fissacce a che righe prima? Vabbè, che palle sta cosa che mi devi avvelenare. Tanto lavoro lì, cioè non è che, cioè, insomma, cioè, nel complesso ci avrò messo 3-4 giorni, non è che... Diciamo che l'idea dell'introduzione mi era già venuta, quindi già da un po', ho semplicemente dovuto metterla in pratica. In realtà avrei anche voluto farla più lunga, ma già così mi è venuta troppo lunga, ho dovuto tagliare delle cose, sennò veniva troppo lunga. Veniva veramente una cosa insopportabile.
Avrei anche voluto mettere delle determinate foto nella parte spoiler, ma non le ho trovate. Non si trovano ancora. Meno male. Allora l'effetto è stato reso. Bella sta ambientazione. Finalmente c'è qualcosa di nuovo. Che cavolo. Mirrorstone. Non d'arresto. Questa non si apre. E allora devo scendere. Non era dove stavo prima? No. Ciao Eli, grazie che sei passata. No, si sta leccando, non lo vuole il pad. Si sta leccando. Grazie Eric, buona serata. Anzi, buonanotte, in questo caso. Ok, Dani. Quindi sono venuto qui essenzialmente per un cazzo. Cioè, sì, ho trovato le erbe medicinali, ma non era quello che... Non ci fa freddo, eh? Sento un certo freddino. Ciao Eric, grazie ancora che sei passato. Allora, io sono sceso da una di queste due punte. Quindi se risalgo, risalgo al punto di prima e non ho concluso niente. Ci sarà qualcosa da qualche parte che si potrà fare qui, no? Ma che mi ha fatto scendere a fare? Si apre e mi ha fatto scendere per trollarmi. Peccato, così sembra che le ho fatto una foto sotto la gonna, vabbè. Queste stanze, cioè, una di queste porte si aprirà, presumo. E qua si scende ancora. Molto generica come in descrizione, eh? Che più generica non si può. Quindi la chiave che devo trovare è una chiave che l'effigie di un fiore. Questo notando, vabbè, il salvataggio è automatico, quindi vuol dire che i salvataggi non servono più come vecchi Project Zero. Shrine Maiden. Esci, grazie.
Chiedete Shine Maiden in a Room. C'era un oggetto che bene che non t'ho piata. Mamma mia, che culo. L'ho evitata veramente per sbaglio questa. E quando strilli? Tornando indietro. Eh sì, sto decisamente... No, aspetta, qui non c'ero stato. Questa è una stanza nuova. Credo che sia una stanza nuova. Sì, non c'ero stato qua. Madonna, i posti si assomigliano tutti qua. Film tipo 0. 1. Complimenti, però. Poi mi devo ricordare che quando ci stanno i boss devo cambiare pellicola. Non lo faccio mai. Ok, Dani, grazie che sei passata. C'è uno spazio. Quindi qui ci devo venire quando ho trovato qualcosa da mettere in questo spazietto. Quindi qua è inutile che ci vengo adesso, quindi... Vabbè, continuiamo la nostra ricerca del... Non ho ancora capito che cosa. Credo che non lo capirò finché non lo troverò. Ci sono altre porte qua. Sembrerebbe di no. C'ero venuto in una sezione con l'acqua. Non mi pare che c'ero venuto in una sezione con l'acqua. Madonna, non ci si capisce niente dentro a sta casa. Forse ho azzeccato la direzione giusta. Com'è che è sempre tutto allagato? Comincio a capire dove sono. Questo è l'inizio del prologo. Minchia, sono in due. Vabbè. State cominciando un pochino a scassarmi il cazzo, eh? Ma giusto un pochino.
Beh, non posso neanche correre per scappare. Vada veramente per culo. Scissi a tenerle entrambe nell'inquadratura. Attaccano da due angolazioni troppo lontane per riuscire a metterle entrambe nell'inquadratura. Questi comandi non è che ti aiutano, eh? Anzi, so più un malus che altro. Stavo cercando di andare verso quella porta. Oh, ciao Mid, scusa che non ti ho salutato, ero impegnato a combattere contro... Allora, come sto? Come il gatto mi ha fregato la sedia, quindi devo fare la live in ginocchio. E come sto? Al solito. La minestra è sempre la stessa da queste cazzo di parti. Che trocca mignotta. Almeno stavolta è da sola. Certo, ovviamente fa cazzo. Riuscito a schivarla lo stesso. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Porto le palle questa, eh? Niente. Ancora troppo presto! Niente, alla fine mi ha dovuto via. Ti fanno affrontare sti fantasmi che si muovono in spazi piccolissimi. Ancora, doppiato. Ho distratto un attimo per leggere la chat e questa mi ha fatto secco. Anculo. Ma ancora non sei morta? Ma che palle! E vai a casa un attimo. Vai a farti un clistero un po'. Mo è morta. Il bonifico in realtà si può fare quasi con tutto, perché uno dei... vabbè, ma allora me lo fate apposta, cioè, ma tu che cazzo ci fai ancora qui? Dicevo, il bonifico è uno dei pagamenti più comuni, quindi si può fare un po' con tutto, anche se a me non piace per niente farli.
Speriamo che sia finita. Eh sì, so. Devi dargli tutti i dati possibili e immaginabili. Cioè, manca solo che ti chiedono la taglia di scarpe e quanto porta di anelli, di misura del dito, e eccetera, eccetera. The door is now unlocked. Ah, beh, mi ha fatto fare il giro. Sì, ok, la porta. Cioè, ho fatto il giro, ma non, cioè, non mi ha dato niente di utile. Cioè, ho fatto tutto sto giro essenzialmente per nulla. Cioè, non ho preso oggetti chiave. Cosa faceva un'impressione? Cioè, perché comunque io non ho capito il perché di questo lungo corridoio. È evidente che ho dimenticato un pezzo di qualcosa. Questa però è la stanza grande dove stavo prima. Sì, è vero. Oddio, facevano più che altro faceva anche impressione la loro, cioè il loro background, la loro storia. Allora. Devo ammettere che mi sto un po' perdendo. Qui ci sono solo due porte, una di entrata e una di uscita, quindi o c'è qualcosa qui dentro, ma mi sembra di capire di no. Ok Dani, buonanotte. Grazie che sei stato. No, ci sono andato qui. Mi sa di no. No. E qui mi sa che è dove finiva il prologo. Quindi qua, presumibilmente, dovrebbe succedere qualcosa. The camera is heading to something. Dio, ma dove mi farà andare adesso? Madonna, che palle. È un altro altare con un'altra scatola, ma io non ricordo di essere stata. Questo è l'altare principale. Ah, ok, sì, ok, sì. Ho capito. Look for a way to open the canopy. Credo di aver capito dove devo andare e mi auguro ovviamente di non sbagliarmi. Ok, questa dovrebbe essere la stanza. Devo fare in modo di aprirla e farci cadere la luce. E ti pareva? È proprio quello più fastidioso che mi doveva dare, eh? Thank you.
un amico nuovo. Non ricordo questo, mi sa che... Non me lo ricordo questo che lancia il fuoco in questo modo col bastone. Già, non gli ho fatto quasi niente ed è già morto. Ecco, ma vediamo dove devo andare. Che palle. È la stanza dove sono stato prima. Accidenti. No, devo andare in due posti diversi. In tre posti diversi. No, non ci si fa, raga. È una roba troppo lunga. Trigger dei meccanismi e match the photos. È una roba troppo lunga. Poi sono tutti posti lontani. Cioè, non è che dici. Mission